Buongiorno, in questo video parleremo della struttura organizzativa a matrice e vedremo i ruoli che sono svolti in un progetto, concentrandoci in particolare sul ruolo e i compiti del project manager. Abbiamo visto che la struttura a matrice è la struttura organizzativa più utilizzata all'interno di un progetto. È infatti un ibrido tra la struttura funzionale e la struttura a task force. E quindi permette da un lato di far lavorare i progettisti all'interno delle loro funzioni e quindi di perseguire un obiettivo di efficienza. E dall'altro permette di coinvolgere un project manager sul progetto e di far lavorare i progettisti insieme, di farli coordinare e quindi di perseguire obiettivi di efficacia. La struttura matrice però ha anche dei limiti. In primo luogo non può essere efficiente come la struttura funzionale perché sono presenti dei momenti di coordinamento e non può essere nemmeno efficace come la struttura a task force perché sono presenti elementi di distrazione e i progettisti non lavorano al 100% sul progetto. Ma soprattutto questa struttura introduce un problema in più, il problema della duplicità del comando, cioè la presenza di due capi. Come si può vedere nella figura, infatti, oltre al loro capo di tutti i giorni, cioè al responsabile funzionale, i progettisti si trovano ad avere anche come capo il project manager. E questo problema può addirittura diventare più significativo se questi progettisti lavorano su più progetti contemporaneamente. Il problema è significativo perché, come noto, tutti i capi vogliono ottenere il massimo dalle persone che lavorano con loro e quindi potrebbero fare delle richieste che sono in contrasto con quelle di altri capi di queste risorse. O ancora potrebbero sottostimare in termini di importanza e tempo necessario per essere svolte le richieste avanzate dagli altri capi. Non a caso un principio importante della progettazione organizzativa è l'unicità del comando e non la duplicità del comando. Cioè quando progettiamo un'organizzazione cerchiamo di avere un solo capo di questa organizzazione. Come possiamo allora far fronte a questa sfida introdotta dall'organizzazione a matrice? La soluzione è quella di far coordinare tra loro il responsabile funzionale e il project manager del progetto. In particolare, dobbiamo fare in modo che capiscano le rispettive esigenze e il grado di coinvolgimento delle loro persone sulle diverse attività. Attenzione, questo deve essere fatto esplicitamente, perché altrimenti chi vincerà nel confronto e nel contrasto tra il responsabile funzionale e il project manager? Se ci pensate, capirete subito che in questo confronto vince facilmente il responsabile funzionale. Innanzitutto perché il responsabile funzionale è normalmente la persona che assegna le vacanze, che assegna permessi, che a fine anno deciderà bonus, incentivi e promozioni. E inoltre il responsabile funzionale è un responsabile della struttura permanente dell'organizzazione, mentre il project manager è un manager temporaneo così come il progetto. La soluzione per far coordinare bene in modo esplicito il responsabile funzionale e il project manager del progetto è di nuovo una soluzione a livello strategico. Il board, cioè la direzione dell'organizzazione, dovrà capire innanzitutto l'importanza e l'unicità del progetto e dare indicazioni coerenti con questa importanza del progetto. In particolare, se il progetto è importante, la struttura a matrice sarà però quasi come una struttura task force, cioè i progettisti saranno coinvolti quasi al 100%
sul progetto, e il project manager sarà il capo a cui questi progettisti dovranno prestare grande attenzione. Viceversa, se il progetto non è molto importante ed è un progetto che abbiamo già fatto più volte in passato, allora la struttura organizzativa sarà più simile a una struttura funzionale. E quindi in questo caso sarà molto importante il responsabile funzionale e i progettisti si vedranno poche volte e interagiranno poche volte con il project manager. In sintesi, non esiste un'unica struttura a matrice, ma esiste un continuum di soluzioni organizzative. E il board, la dirigenza dell'organizzazione, deve dare indicazioni sull'importanza del progetto e, coerentemente, sulla struttura a matrice da adottare. In particolare, quando la struttura a matrice è relativa a un progetto non troppo importante, non troppo unico, si parla di struttura a matrice leggera. In questi casi il project manager non ha un ruolo forte e spesso è semplicemente un primus inter pares, cioè uno dei progettisti all'interno di una funzione svolge anche un ruolo di coordinamento. In questo caso il project manager avrà quindi questo ruolo di coordinamento e un ruolo di pianificazione e controllo. Diametralmente opposto è il caso della struttura a matrice forte, cioè della struttura che adottiamo quando il progetto è importante e i progettisti lavorano quasi al 100% sul progetto. In questi casi il project manager è anche un decisore, sia sui contenuti del progetto stesso, sia sull'impegno e le attività dei progettisti. Inoltre, in questo caso, il project manager è anche un negoziatore, negozia con la direzione, con i responsabili funzionali, obiettivi e impegno delle risorse. Infine, una soluzione per i casi in cui è meno chiara la rilevanza del progetto è chiamata matrice bilanciata. In questi casi, per evitare i problemi di duplicità del comando, è consigliato identificare dei team leader funzionali, cioè dei responsabili dei team funzionali che lavorano sul progetto. In questo modo il project manager si troverà a coordinarsi solo con questi soggetti e demanderà a loro, persone di fiducia del responsabile funzionale, il coordinamento delle altre persone provenienti dalla funzione. Abbiamo visto che nella maggior parte dei casi per gestire il progetto è utile coinvolgere un project manager. Ma chi è il project manager? Quali sono i suoi compiti? E come scegliere il giusto project manager per un progetto? Come abbiamo visto, il project manager non ha un compito facile. Deve guidare il team verso il raggiungimento degli obiettivi di progetto, deve garantire l'integrazione tra le diverse parti del progetto, facilitare il coordinamento e risolvere i conflitti. Di che cosa ha bisogno il project manager per svolgere al meglio questo suo ruolo, considerata anche la difficoltà di gestire persone che normalmente lavorano e rispondono a delle funzioni? Una prima risposta è quella che il project manager abbia bisogno di autorità. In fondo abbiamo visto che il responsabile funzionale è normalmente più forte del project manager proprio perché ha del potere, ha dell'autorità per, ad esempio, assegnare le ferie, gestire i permessi, assegnare promozioni e incentivi e così via. Una prima soluzione quindi potrebbe essere quella di dare poteri simili al project manager. E infatti questo è quello che in parte possiamo fare. Possiamo dire al project manager che avrà un budget da gestire, possiamo dare al project manager delle deleghe, quindi la possibilità di decidere su alcuni aspetti o molti aspetti anche del progetto, e addirittura possiamo dare al project manager la possibilità di gestire le persone in termini di nuovo di ferie, permessi, ricompense.
Possiamo anche scegliere il project manager perché abbia un elevato livello gerarchico all'interno dell'organizzazione o promuoverlo perché raggiunga questo elevato livello gerarchico. Ma è sufficiente il potere, l'autorità per gestire un progetto? Sfortunatamente no. Anzi, il potere all'interno dei progetti è meno efficace che in altri contesti, perché nei progetti dobbiamo gestire progettisti che normalmente necessitano di un elevato grado di autonomia e svolgono funzioni importanti e delicate su cui lo stesso project manager potrebbe avere informazioni e competenze minori dei singoli progettisti. In un progetto è fondamentale che il project manager abbia autorevolezza più che autorità e potere, anche perché questa autorità e questo potere potrebbe generare dei conflitti con i responsabili funzionari. Il problema è che l'autorevolezza non può essere data dall'alto. L'autorevolezza viene riconosciuta dai membri, del team di progetto al project manager. L'autorevolezza, può essere sviluppata, ma è fondamentalmente una caratteristica delle persone. L'autorevolezza deriva dalle esperienze e in particolare dai successi passati. Deriva dalle competenze tecniche che abbiamo sviluppato, dalle competenze manageriali, tra cui proprio la competenza di gestire progetti, e dalle capacità di leadership e comunicazione, cioè dalla capacità di motivare e convincere le persone ad agire nell'interesse del progetto. Come potete capire, questa è la caratteristica fondamentale di un bravo project manager. Mettendo insieme quanto visto finora, dovrebbe essere chiaro che non esiste il project manager giusto per tutti i progetti. A seconda dell'importanza del progetto e della conseguente forma organizzativa che il progetto andrà a assumere, sceglieremo un project manager diverso. Potremmo scegliere un project manager forte, un decisore, o un project manager più leggero, un primus inter pares. In ogni caso, è importante sottolineare che il successo del progetto non dipende soltanto dal project manager. Anzi, il successo del progetto dipende soprattutto dal team di progettisti. Con una metafora sportiva, il project manager è un po' come l'allenatore della squadra, ma sono poi i progettisti a scendere in campo a giocare la partita del progetto. Infine, è importante considerare un altro ruolo all'interno del progetto, quello del sponsor o del committente. Lo sponsor è il soggetto che decide se attivare o meno il progetto, che decide quante risorse assegnare, che forma organizzativa adottare e che project manager coinvolgere. Lo sponsor è il legame con il board o la direzione, spesso ne fa parte ed è quindi responsabile del legame tra il progetto e la strategia complessiva dell'organizzazione, di cui abbiamo più volte sottolineato l'importanza. In un progetto, tutti i ruoli visti finora devono essere ben esplicitati e devono essere chiari a tutti. In particolare, questo è fondamentale nei casi di matrice debole o struttura funzionale in cui abbiamo un difficile coordinamento con le funzioni. Per fare questa operazione di esplicitazione è opportuno disegnare un semplice organigramma del progetto come quello rappresentato in figura. Nel linguaggio del project management, questa rappresentazione prende il nome di Organizational Breakdown Structure, o OBS.